Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 21 marzo, primo giorno di primavera, quindi la facciamo all'aperto anche se a Roma è una bella giornata, ma non è che faccia così caldo. Vi ricordo che questa sera, come sempre, il mercoledì, insomma, come sempre, una caccia al tesoro di Matrix è un po' difficile da dire, ma questa sera abbiamo Matrix in seconda serata su Canale 5. I giornali, come stasera Matrix, dovranno affrontare e affrontano il tema di queste ore, perché più ci avviciniamo a venerdì, cioè il primo giorno in cui si riuniranno Camera e Senato, e più ci avviciniamo all'accordone o alla battaglia per capire chi saranno i nuovi presidenti del Senato e della Camera. Mi viene l'orrore di dire chi saranno i sostituti di Grasso e Boldrini. Pensate un po' voi quali è la soluzione. Io direi che comunque vada, va meglio rispetto a oggi, perché l'idea di avere Grasso e Boldrini non è stata proprio una di quelle idee favolose della passata legislatura partorita da Bersani. Quindi, quando vedrete quello che succede venerdì, ricordate quello che avete abbandonato giovedì, e cioè Grasso e Boldrini, soprattutto Boldrini. Pare oggi dai giornali che sia sventata l'ipotesi di Bongiorno, perché era l'unica ipotesi che poteva diventare peggiore, semmai, di quella della Boldrini. Quindi il Bongiorno, come dicevano ieri i giornali, si vede dal mattino. Quest'oggi dal mattino si vede invece un grande accordone. Secondo Corriere, Repubblica, Giornale, ma insomma un po' tutti quanti, un grande accordone tra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Insomma, tutti dentro, tranne il PD, che è il grande sconfitto di queste elezioni, perché non è riuscito a fare una coalizione vincente e singolarmente è sceso sotto il 20%. Il grande accordone funzionerebbe, secondo i retroscena dei giornali di oggi, attraverso la presidenza di una Camera fatta da Forza Italia, quindi la Lega sarebbe libera di ambire evidentemente ad altre e più importanti cariche, e invece un'altra alla Camera invece ci sarebbe, al Senato ci sarebbe Forza Italia e alla Camera, scusatemi, ci sarebbe un rappresentante di Movimento 5 Stelle, che per il momento potrebbe essere Fico. Secondo un retroscena di Repubblica, grazie a questa scelta di Fico all'interno del Movimento 5 Stelle si terrebbe anche Lodo in Grao, per intendersi anche l'anima sinistra, e quindi Di Maio e Casaleggio riuscirebbero a tenere compatto quel partito, che lo è, ma non fino in fondo. Più difficili le questioni nel centrodestra, perché nel centrodestra Berlusconi e Salvini si vedono proprio in queste ore per cercare di arrivare a una conclusione per la presidenza del Senato. L'ipotesi è una terna che sia di nomi che usciranno questa mattina e che potrebbero andare da Di Maio per essere, insomma, contrattati con lui. La terna dovrebbe tenere Romani, che non è amato perché è stato condannato per peculato perché aveva fornito il suo cellulare di servizio alla figlia, la Bernini, professoressa di diritto costituzionale berlusconiana, non della prima ora perché avevamo passato in AN, ma comunque insomma una berlusconiana sicuramente, e Maurizio Gasparri. Queste sono le tre ipotesi sul fronte del centrodestra. Quindi questa mattina si riuscirà a capire se si uscirà con una terna. Cosa vuol dire questo? Che se Forza Italia prende il Senato e il Movimento 5 Stelle prende la Camera, beh, insomma, Salvini avrà le mani libere per cercare di capire quale governo fare con il Movimento 5 Stelle. L'ipotesi di oggi, no, sì, che ministro della comunicazione, Carlo, oggi manco c'ho voce. L'ipotesi oggi è quindi che anche Forza Italia via Salvini vada al governo, in una maniera che poi staremo a vedere nei prossimi giorni quale può essere. Oggi il fondo incredibile di Avvenire, perché io sapete come la penso su questi partiti, sul Movimento 5 Stelle, eccetera, ma l'idea che Avvenire, il giornale per cui mi ricordo ci fu uno scambio di amorosi sensi tra il suo direttore e Beppe Grillo, oggi faccia, si svegli e faccia un articolo dicendo che ci sono, un articolo scritto in maniera allucinante, insomma, se io fossi il direttore di quel giornale non lo pubblicherei, un articolo in cui metti più dubbi che non certezze, ma insomma è un punto di domanda. Beh, il punto di domanda, sapete qual è l'articolo di Avvenire? Ma sono costituzionali il Movimento 5 Stelle e la Lega? Cioè, sarebbero incostituzionali, incostituzionali, sia Lega sia Movimento 5 Stelle, questo è il punto di domanda. E se così fosse, dunque, si dovrebbe fare un governo del Presidente. Questa è la tesi ardita dell'Avvenire, più che ardita, noiosissima. Riguardo però al Movimento 5 Stelle, vi segnalo altre due cose. Casaleggio, Davide, il figlio, fa un'intervista al Washington Post, un'intervista, un articolo scrive sul Washington Post in cui ci spiega che oggi la democrazia, lo cita il Corriere della Sera, la democrazia
si deve basare sul web e non più attraverso la delega del voto. Io voto durante le elezioni una persona e do una delega a lui per fare quello che voglio io. No, questo è sbagliato perché ci sono le cose orrende che fanno i politici, cosa che loro hanno contribuito a raccontarci insieme alla casta raccontata al Corriere della Sera negli ultimi 20 anni. Cioè non è che arriviamo al Movimento 5 Stelle perché nasce Beppe Grillo, arriviamo al Movimento 5 Stelle perché il Corriere della Sera e una parte della Confindustria ci spiegano che in Italia c'è una casta e che se togliamo quella casta risolviamo tutti i problemi. La casta l'abbiamo tolta, i problemi rimangono, ma dice Davide Casaleggio, bisogna risolvere attraverso la piattaforma russo, cioè una piattaforma web per la quale sostanzialmente tutti comandano con una democrazia diretta. Allora io mi chiedo a Casaleggio, e non capisco perché i giornali non gliel'abbiano chiesto in questo momento, ma ci sta, non ne faccio una critica, ma è un'idea che mi è venuta, ma allora perché non sottoponiamo alla piattaforma Rousseau, come avete sottoposto le primarie, le parlamentari, tutte quelle finzioni là, con chi si deve alleare il Movimento 5 Stelle, se con la Lega, Forza Italia, il PD, perché non facciamo una bel referendum, caro Casaleggio, con la democrazia non per delega ma diretta attraverso la piattaforma Rousseau per capire con chi deve giocare il Movimento 5 Stelle invece di fare queste telefonate segrete tra Di Maio e compagnia cantante? Me lo spieghi? L'altra cosa che mi ha fatto molto divertire è un pezzo di Fubini oggi, in cui racconta, poi arriveremo su Facebook, la tecnica del Movimento 5 Stelle, perché c'è un sito che si chiama Viva il Movimento 5 Stelle, in cui si postano delle immagini, delle storie. Quelle storie hanno pochissimi commenti, hanno pochissimi like, però improvvisamente sono condivise a centinaia di migliaia di persone. Allora si chiede Fubini, sono delle bot, sono delle persone pagate, dei piccoli robot che le stanno diffondendo facendo campagna elettorale o è una magia di questo sito? Dai, è del tutto evidente. 7 euro l'affitto di Dessì, questo ce lo ricorda un nostro ascoltatore che farà parte del Movimento 5 Stelle, così come farà parte del Movimento 5 Stelle la signora Anna Ruggero, che è una deputata di Bitonto. Io non ho nulla, anche perché è una mia conterranea, sono ben contento che una deputata di Bitonto diventi parlamentare per il Movimento 5 Stelle, ma io mi chiedo, voi vi rendete conto a che livello siamo arrivati? Non della polemica, ma della follia di questi parlamentari. Posta un biglietto del treno dicendo la seguente foto, per non incidere troppo sulle tasche degli italiani, ho preso un biglietto di Super Economy. Questa ragazza è, questa signora, secondo me, è il simbolo della situazione di merda in cui ci troviamo, perché quel biglietto intanto è di Super Economy come tariffa, ma è in prima classe, come è giusto che sia per un parlamentare della Repubblica Italiana. Ma quello che io mi chiedo, ma perché dovete fare i moralisti? Perché dovete fare i moralisti? Se prendi un treno da Bari e vieni a Roma per la prima seduta del Parlamento e non spendi 32 euro, ma ne spendi 42, siccome mi rappresenti, io te li pago i 42. Il problema non sono i 42 euro che spendi, ma sono le cazzate che dite nell'evitare che si faccia la TAP, nell'evitare che ci siano infrastrutture in Italia, nell'inventarvi il reddito di cittadinanza. Chi se ne frega se pagate 42 euro un biglietto? Il vostro moralismo, fatto tra l'altro in maniera sciatta come in questo caso, è ridicolo. La polemica quindi, che oggi riportano i giornali, non è tanto sul fatto che lei abbia fatto Super Economy, non Super Economy, che abbia fatto la Fenomena ed era in prima classe. Chi se ne frega? Per me potrebbe venire a Milano o a Roma in jet privato. Il problema è che ci risolva i problemi, che faccia meno demagogia parlamentare, come dice Françoise ora, ma che faccia qualcosa di sano per questo paese. È un orrore una democrazia in cui un parlamentare neoeletto si deve lodare e imbrodare per un biglietto di Super Economy. Chiaro? Il problema non è quello. Va bene? Posto che poi arriva a Roma e si prende, come nota qualcuno, 15.000 euro di stipendio, che va benissimo. Ma ci avete fatto una palla così. Basta! Risolvete i problemi. Fate il vostro mestiere. Non pensate a postare i biglietti cerebrolesi con scritto Super Economy, ho fatto risparmiare gli italiani. Vabbè, Sarko fermato, godo come un pazzo, come il giornale, ridi adesso Sarkozy, titola il giornale, perché la storia della sua uccisione, dei suoi 5 milioni dati in contanti con una valigetta da un intermediario per la sua campagna elettorale nel 2007, in cui vinse rispetto a Ségolène Royal, è una storia fantastica che ci racconta anche per quale motivo ci fu quell'accanimento della Francia nei confronti di Gheddafi, secondo il non detto. Insomma, Gheddafi lo stava ricattando e quindi nel 2011 voleva togliersi le prove
del ricatto e di quel finanziamento più che illecito, imbarazzante per Sarkozy. Vedremo se questa sarà la storia. Comunque, insomma, ridi adesso Sarkozy è un titolo che ci sta tutto del giornale. Direi che sulla questione di Facebook ne ho parlato in un articolo che potete leggere sul mio sito nicolaporro.it, perché vi faccio soltanto una battuta riguardo a questa roba di Facebook. Io non amo molto Zuckerberg e i suoi deliri di onnipotenza, però su riguardo a questa cosa di Zuckerberg mi viene da dire un paio di cose. La prima, io mi ricordo nella nostra epoca, quella degli anni 90, quando Berlusconi diventò Presidente del Consiglio nel 94, si disse che tutto il problema dell'Italia erano le reti Fininvest, e che furono le reti Fininvest a far vincere il centrodestra, e si fece il referendum contro le reti Fininvest e si odiava non le reti Fininvest, e non si capiva che Berlusconi era la vittoria e la risposta a un'esigenza nata dopo Mani Pulite. Allora, pensare che adesso Brexit, perché questo è il punto fondamentale, e Trump abbiano vinto perché Facebook, grande nemico di Trump, gli ha dato in maniera truffaldina dei profili attraverso una società terza, mi fa soltanto ridere. Prima hanno detto che erano i russi, poi hanno detto che erano gli hacker, poi hanno detto che era Putin, poi hanno detto che era Facebook, poi non era Facebook, è diventata Cambridge Analytics, che tra l'altro è fatta da un canadese gay, vegano, di sinistra. Beh, insomma, io trovo che questa roba qua sia ridicola. Ridicolo il fatto che noi continuiamo a parlare del fatto che Trump e Brexit debbano tutto a questa specie di grande monstro di complotto, di manipolazione delle nostre menti. Questo lo trovo ridicolo. Meno ridicolo trovo il fatto, ovviamente, che è il grande tema del futuro, come oggi tutti i giornali notano, cioè il fatto che, ragazzi, Facebook ha una quantità di nostre informazioni, come quelle che stiamo dando in questo momento noi, ora talmente devastanti che bisognerebbe stare attenti a noi, a che cosa diciamo a Facebook, b ovviamente a come Facebook le utilizza. Ricordatevi che Facebook oggi, il Sole 24 Ore lo fa vedere con grande evidenza, è un colosso che vale da solo quasi quanto tutta la borsa italiana, capitalizza 478 miliardi di dollari, 40 miliardi di ricavi, quindi capitalizza 10 volte i ricavi, e ha un utile di 16 miliardi di euro, quindi una finanziaria fatta da Facebook. Il problema non è però guardare il dito, cioè Trump e Brexit, ma guardare la luna, e cioè l'utilizzo che fanno questi signori dei nostri dati. Ultima cosa la dedico alla scandalosa situazione notata oggi dal Corriere della Sera del BR Bertolazzi. Sapete che ha fatto questo Bertolazzi? Bertolazzi ha sequestrato uno degli eredi della famiglia Costa, e già questo ci starebbe, ma con i soldi di questo sequestro hanno comprato i covi di Via Fani del sequestro di Aldo Moro, hanno comprato le armi con cui hanno ammazzato i 5 uomini della scorta di Aldo Moro e hanno ammazzato anche Aldo Moro. In tutto questo signor Bertolazzi è scappato, si è fatto 8 mesi di carcere in Argentina e poi dopo non ci ha dato l'estradizione, e nel frattempo la nostra corte d'appello ha prescritto il reato, che era 27 anni doveva essere la condanna, doveva essere a 27 anni, l'ha prescritta, non so per quale motivo. Ma la cosa ancora più bella, sapete qual è? Che la procura ha fatto ricorso contro la prescrizione, ma l'ha fatto in ritardo di qualche giorno, e quindi la Cassazione non ha accettato il ricorso contro la prescrizione fatta nei confronti dei brigatisti. Questa è l'Italia, questa è l'Italia. Questo sequestra Costa, fornisce i soldi per quelli che ammazzano i nostri servitori dello Stato e Aldo Moro, scappa in Argentina, e noi siamo così dei fenomeni di fargli scontare 8 mesi di carcere, in Argentina peraltro e non in Italia, sui 27 della sua condanna, e gli prescriviamo il reato. Questo può venire qua in Italia e fare quello che cazzo vuole ora, chiaro? Prescritto? Va bene? E non è prescritto perché è lunga la prescrizione, è corta la prescrizione, tutte quelle robe che ci ha spiegato Travaglio, il Faglio, non c'entra nulla, è solo un errore materiale fatto da un magistrato italiano. Che facciamo? Che facciamo? Ce lo troviamo con la Balzerani, come vedete stasera, con quel tono arrogante per il quale loro spiegano a noi per quale motivo la storia è diversa. La storia è una sola, c'erano degli assassini che ammazzavano dei poliziotti, dei giornalisti, dei carabinieri, dei magistrati, dei politici, e quegli assassini dovrebbero marcire in galera, invece sono tutti fuori, praticamente
tutti. Stasera alle 23:30 Matrix, condividete questo video che è l'unico modo per scardinare l'algoritmo di Facebook, quindi condividetelo come se foste del Movimento 5 Stelle e vi do appuntamento prima Matrix in radio, poi in televisione e ovviamente sul sito nicolaporro.it, soprattutto se siete interessati al dato, al mio articolo su Cambridge Analytics. Ciao!